Dopo la sfida culinaria tra i sindaci di Cannara, Foligno e Nocera Umbra, che ha inaugurato la 40ª festa della cipolla di Cannara, l'evento gastronomico più partecipato dell'Umbria prosegue fino all'11 settembre, con pausa il 5 tra mercatino, spettacoli musicali e comici, iniziative sportive per bambini e ovviamente le irrinunciabili pietanze a base di cipolla rossa, dorata e borettana, dall'antipasto al dolce anche per celiaci da gustare tutte le sere a cena e la domenica pure a pranzo. L'incertezza delle condizioni meteo, che ha costretto l'organizzazione ad annullare lo spettacolo di cabaret di Dario Cassini, in programma mercoledì 31 agosto e rinviato a data da destinarsi, non ha invece frenato le truppe di buongustai che fin dal tardo pomeriggio hanno cominciato a prendere posto ai tavoli, incoraggiati anche dal fatto che sono disponibili fino a 3.000 posti al coperto, suddivisi tra 6 stand al cortile antico, il cipollaro, il giardino fiorito, il rifugio del cacciatore, la taverna del castello e la locanda del curato. Sono i 12 giorni più importanti dell'anno a Cannara, abbiamo dovuto attendere dal 2019 ad oggi e quest'anno c'è stato veramente un fermento notevole da parte dei volontari. Abbiamo una serie di scene propiziatorie stile Palio di Siena, veramente carino, un grande momento di socialità dopo questa pandemia, e quindi per me è una grande soddisfazione, un grande onore poter rappresentare tutto questo movimento, il mio paese al quale sono legatissimo, e siamo sul pezzo alla grande con un'edizione che speriamo sia importantissima. All'inizio ci ha lasciato molto molto soddisfatti, abbiamo grandi serate, grandi personaggi, grandi chef, grandi menù e soprattutto quelli che rappresento con grande piacere, come dicevo, tutti i volontari che poi si prodigano per più di 20 giorni per realizzare dalle strutture alle pietanze, piatti, quindi è un momento di festa che ci rende orgogliosi di essere cipollari cannaresi. L'aspetto sociale è sempre stato prioritario per questo ente, per questa festa. È composta questa festa da 6 associazioni che rappresentano il volontariato cannarese. Quest'anno abbiamo allargato ancora di più, nel senso che sosterremo l'Infiorata, che è un'altra grande tradizione cannarese, quella del Corpus Domini, che aveva perso un po' di vigore, e l'aiuteremo, e soprattutto aiuteremo sotto il profilo del sociale con una parte del coperto che sarà devoluta alla UCC, Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, la quale abbiamo sempre collaborato, ma quest'anno abbiamo deciso di dare un segnale ancora più forte con i nostri amici appunto dell'associazione. E tu come l'hai vissuta? Come l'hai conosciuta questa festa e come l'hai vissuta? Allora, innanzitutto sono quasi uno stalker qui alla festa, perché sono umbro adottivo da circa 15 anni, perché abito non distante a Todi. In questo giorno specifico vengo dal mare, perché l'Umbria, che è una regione che io adoro, non ha il mare. Allora, da buon napoletano d'origine, me lo sono andato a cercare vicino. La primissima cosa che ho fatto quando sono arrivato qui, essendo un grande amante della cucina, sono un perito gastronomo, è stato venire a visitare questa festa, che non si è mai chiamata fiera, perché è molto più importante di una fiera internazionale, raccoglie un numero imprecisato di persone, e con l'ahimè amicone Roberto Damaschi, il presidentissimo, proprio oggi ci diceva questa cosa che mi piace tantissimo, perché ho un bimbo piccolo e mi piace vedere come si insuffli la voglia di tradizione nei bambini, perché tutti i volontari a questi tavoli a servire, precisissimi come dei professionisti di Heinz Beck, sembrano una brigata di sala di quelle vere, sono tutti bambini. E questo è bello, perché l'Umbria ha una grande capacità, un grande merito, la ruralità, la cultura e la tradizione che si rinnovano, che si tramandano, quindi a parteciparvi mi fa piacere. La cipolla a me si ripropone, ma non me ne frega niente, perché è troppo buona, e dopo 4 mesi di pesce a Numana, finalmente la cipolla di Cannara, che io trovo strepitosa, e come direbbe un vecchio giornalista sportivo pratico di box, sul mio personalissimo cartellino non vede le altre e non dirò quali sono.